Amici di Rete 55, una buona sera, nuova puntata di Bar Eccellenza, la neve non ci ha fermato e come sempre qui con noi Ambrogio Bai. No, Ambrogio, dov'è? Fra, dov'è? Non lo so dove è finito Ambrogio. Niente, assente, segniamo assente Ambrogio sul registro, prima assenza di Ambrogio Bai. Buonasera Francesca. Buonasera. Come stai? Tutto bene? Grazie. Hai fatto a palle di neve? No. Niente. Io odio la neve. Odio la neve. Beh, la odieranno anche i nostri ospiti? Penso non lo so, sì. Glielo chiediamo subito. Andrea Sbecchio. Buonasera. Due settimane di pausa praticamente. Troppo. Fermo, fisso. E anche Moreno Gussoni. Per entrambi due settimane di stop ci sta a un certo punto. Non sono come le vacanze di Natale, però insomma vi state allenando lo stesso. Andrea. Sì, ci stiamo allenando lo stesso, però era meglio continuare a giocare regolarmente. Adesso ci sarà un bel tour de force con tutti questi recuperi. Ci sarà da sudare, Moreno, insomma, non si sa ancora di preciso quando si recupera l'una o l'altra, ancora c'è un po' di confusione. Sappiamo l'orario con col bus 81, che sarà comunque 13 febbraio, noi ci avevamo accordati per le 18, dovremmo comunicare questa cosa, perché per ora era la festa, resta fissata alle 20.30. E poi c'è da capire invece quando sarà quella con il Varese, che la federazione, il comitato ha messo il 27 febbraio, giorno in cui il Varese però ha un'altra partita di Coppa Italia nazionale. E dunque parliamo ancora di neve, secondo te è stata gestita bene questa nevicata? Si discute sempre poi la federazione, da sospendere, non sospendere, secondo te è andato tutto bene? Allora, per questa domenica sì. Anche perché ha evitato di giocare partite su campi non prettamente adeguatamente preparati e comunque con fondi che avrebbe penalizzato soprattutto squadre tecniche. Magari qualche pecca si è verificata in una gara che ci ha visti coinvolti col busto 81. Perché c'eravamo tutti due settimane fa, sorbiate, eravamo tutti lì, c'ero anch'io, c'era Andrea in campo. E quell'occasione? Perché già iniziare per Andrea e per gli altri ragazzi era una cosa, non so, da ex arbitro non avrei mai fatto. Me lo dicevi, in tribuna non avresti mai cominciato Andrea invece dal campo in quell'occasione lì, insomma, quei pattini. Confermo, infatti, secondo me non si doveva neanche iniziare. Avevamo parlato anche con appunto i giocatori del Cassano, anche loro erano d'accordo, cioè il campo era completamente ghiacciato, poi si iniziava ad attaccarsi la neve, era veramente pericoloso, infatti dopo 10 minuti era imbarazzante giocare. Quindi. Ma le maniche corte dell'arbitro la dicevano lunghissima. Chi invece non ha avuto problemi sulla neve siamo stati io e Ambrogio Bai, perché insomma domenica mattina ci siamo trovati presenti sul campo dell'Aurora Induno. Vediamo cosa abbiamo combinato. La neve ha bloccato tutto, ma noi no, caro Ambrogio Bai. Assolutamente, assolutamente. Guarda che location. Oh, dove siamo? A Induno. Ah, Induno. Hai visto i tuoi ragazzi. E vai, fatemi sentire. Ci sfidiamo però. Assolutamente. Quest'oggi. Come funziona? Funziona che calceremo 5 rigori, okay. Una testa, in porta c'è il mitico Isaia Ticas, grandissimo grande portiere, e la gara però un po' strana. Ok. Cioè, vince chi lo prende. Perfetto, molto bene, sono d'accordo. Okay. Ce la giochiamo a pallone, Castellanzese. Contro? Numero 1. Ok. Vai. 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 Parti te. Perché la prima devi prendere la palla, Isa! Devi scappare! Bravo! Che si sbaglia, che si fa gol.
ho perso. E dunque, caro Ambrogio, hai vinto tu, 2-0. È il momento della premiazione, però, ufficiale. Facciamo entrare il premio. Certo. Chi lo porta? Il vice capitano e il capitano. E facciamo un applauso, ragazzi. Ringraziamo anche Isaia. Ringraziamo anche Serena alla telecamera. Grazie, vince Serena. La gara della nevicata. Perfetto. Così vince Lenzino d'Oro, mister dell'Aurora Induno, Ambrogio Bai. Ciao. Beh, io ci tengo a dire che ho fatto 4 gol su 4 comunque. Avrò perso la sfida perché bisognava colpire il portiere, ma... No, stai cercando di barare perché Ambrogio ti ha stracciato. No, io metto in mostra davanti al campionato di eccellenza anche la maglia da Castellanzese, non mi stava poi così male, tutto sommato. Moreno? No. Vabbè. Grazie Moreno per questo assist. Ributtiamoci però nel campionato vero, Andrea, siete una squadra però costruita per vincere, abbiamo parlato della Castellanzese, c'è però forse una Castellanzese di troppo? La Castellanzese sta facendo un campionato strepitoso, e quindi sono dell'idea che se continua così fino alla fine del campionato bisogna dare merito a loro, però appunto il campionato adesso è ancora abbastanza lungo, ci sono parecchie pretendenti, noi siamo una delle tante perché quest'anno secondo me le squadre che puntano a far bene o attrezzate per far bene sono parecchie. Quindi noi proveremo, soprattutto in questo periodo qua che abbiamo i recuperi, abbiamo 5 partite importanti dove ci giochiamo il futuro della nostra stagione. Tra l'altro, se guardiamo anche la classifica, al momento siete settimi, cosa che sembra assurda, ma in realtà con una partita in meno, vincendo almeno quel recupero, siete diventati terzi appena dietro il Verbano, quindi insomma siete lì. Sì, sì, appunto, però tra la settima e la seconda ci sono forse appunto 3 punti, quindi c'è veramente poco margine di errore, quindi dobbiamo cercare queste partite qua di non fare errori e sperare in qualche passo falso della Castellanzese. Avete vissuto anche il momento del cambio d'allenatore, perché insomma la società, è venuto a dircelo anche Carmine Gorrasi che era stato qui, voleva davvero non lasciare nulla di intentato, in quel momento in cui effettivamente avete pasticciato qualcosina. Com'è stato, come avete vissuto dallo spogliatoio quel momento nel passaggio d'allenatore? Quando c'è un esonero, beh, non è mai facile, però il mister non lo conoscevo, che è arrivato Civeriati, ci ha dato una grossa mano, un mister molto preparato, ha iniziato subito a lavorare sulla sua mentalità, che è una mentalità offensiva, di cercare di andare a prenderli alti, e penso tutti siamo riusciti subito a seguire il suo modo di pensare, il modo di fare calcio. Da allenatore ad allenatore, perché insomma quella famosa partita di Sorbiate-Arno ha visto protagonisti i vostri due allenatori. Antonelli, appunto Civeriati, che a fine partita, anzi a fine dei 20 minuti di partita, si sono incontrati così. E li vediamo foto PH di Moreno. E, insomma, era giornata che comunque positiva, perché insomma c'era davvero tanto piacere a ritrovarsi a giocare questa partita. Un allenatore che ha tanta fiducia all'Union Villa Cassano e per far crescere un gruppo di giovani è proprio quello che ci vuole. Lui è... un mister per giovani, adatto per lavorare con i giovani, ha avuto questa proposta di lavorare con un gruppo di giovani e l'ha accettata con tranquillità, ben sapendo che non sarebbe stato facile in un girone come quello di quest'anno, come diceva pure anche prima Andrea, con tanti pretendenti, quindi c'è stato tante squadre ben assemblate per puntare al successo finale, Varese, Castellanzese, Busto 81, Verbano, Varesina, cioè, potremmo fare almeno l'elenco di metà. Tutte in un fazzoletto tra l'altro, perché sono tutte lì, a parte la Castellanzese che è fuggita, le altre sono davvero... Sì, perché basta che una sbagli una partita e noi eravamo consapevoli di affrontare
un campionato un po' in salita, sappiamo che adesso il nostro ritorno dovrebbe essere uguale, quantomeno paragonabile a quell'anno scorso, abbiamo fatto 29 punti nel giro di ritorno. Beh, diciamo che forse per una squadra giovane il momento migliore in una stagione è proprio quella seconda parte, perché insomma è lì che si vede il momento di crescita di questi ragazzi. Sì, anche perché diciamo che il lavoro fatto alla società in sia di mercato di riparazione con gli svincolati ci ha portato elementi che saranno ben utili alla nostra causa. Io dico che davanti attaccanti come Andrivoli ne esistono pochi. La Fra vuole fare una domanda, è vero? No, io non mi sostituisco ad Ambrogio. Così? Sì, sì. Mamma mia, ormai da questa cosa. Sei passata dalla sua parte. È vero, sostituisci Enza. Quindi, ma Enza non mi presta i tuoi giochi. Peccato, peccato, sarebbe stato molto divertente. Io però cambierei un attimo argomento, mi butterei un attimo sul Varese, perché insomma sono giorni veramente frenetici, per così dire, imbarazzanti per una città intera. Andreas, che adesso ha la maglia biancorossa, ma ha indossato quella stessa maglia biancorossa. Tu che sei stato insomma artefice sia della rinascita che poi osservatore dell'inizio del crollo, perché poi insomma... già da lì si sono messe le basi per poi arrivare in questo momento. Che effetto ti fa adesso vedere il Varese in questa situazione? È un peccato, perché piazze come Varese, soprattutto poi in queste categorie, ce ne sono poche. Veramente un peccato, perché gli anni che ho passato lì a Varese sono stati belli. Abbiamo fatto un anno strepitoso di eccellenza e anche in Serie D abbiamo fatto un ottimo campionato e purtroppo, come dicevi te, già da metà di quell'anno, da dicembre, sono iniziati i primi problemi. È un peccato proprio perché una società del genere, con un seguito, i tifosi, la storia, non merita questo. E avresti voluto rimanere, proseguire in quell'avventura? Io ero disponibile per rimanere anche l'anno dopo. Poi sono state fatte scelte diverse, io ho preso altre strade. Moreno, tu che sei anche cronista, collega, cosa si può dire ancora di questa situazione? Perché insomma anche noi penso abbiamo perso le parole, anche perché anche le cose che succedono non si capisce più se sono reali o meno, quindi se vengono pagati effettivamente dei conti in sospeso oppure no. Io fatico a commentare, perché non conosco, non vivendo dentro la sua età, devo dire che siamo andati a giocare, abbiamo preso la nostra scorpacciata di gol, ma devo dire che è stata una... nulla faceva presa a gire quando siamo andati alla quarta giornata di andata a Varese, che ci saremmo trovati dopo un girone a raccontare una simile situazione. Ecco, non avevo impressione di quella. Anche se in città, certo, abitando a Varese, non c'è questa grande stima della società. Diciamo che è una stima che si è persa man mano, perché insomma di promesse ne sono state fatte tantissime, di persone che hanno fatto promesse ce ne sono state tante, perciò cioè, insomma anche avvicinare la gente al campo, nonostante tutto la gente ha continuato a seguire, sì, il Varese, in tanti anche in trasferta li abbiamo visti. Però insomma, a un certo punto non si può andare avanti così. Credo che oltre i due nodi grossi siano effettivamente pagare quello che sono le pendenze che risultano, sia con tesserati, sia con le società che forniscono, cioè le utenze sostanzialmente, sia anche recuperare la fiducia di questo pubblico che non c'è stato solo in Serie B, ma c'è stato anche nella passata esperienza in eccellenza e quindi ha sempre sostenuto la squadra. È arrivato però il momento della nostra schedina, quindi sapete che dovrete fare il nostro 1x2 sulla prossima giornata che abbiamo già scritto, anzi Francesca ha scritto, diamo merito al merito, perché insomma diamo a Cesare quel che è di Cesare. Esatto, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Settimana scorsa ha giocato solo la Varesina, che ha vinto 2-0 con il Mariano. L'avevamo indovinato tutte e due io e Ambrogio, quindi non stiamo lì a fare conti, ma recupereremo. Caro Ambrogio, ci stai guardando da casa, sappi che faremo i conti di tutte le partite sospese
e vincerò io come al solito. Questo è il dato di fatto, giusto? Non ti rispondo. Beh, non risponde, non risponde, ma ho ragione io. Ambrogio, allora, alla fine. Alla fine, vai! Scrivi tu, io mi metto in posizione. E allora, pronti, partenza via. Ve la giocate voi sulla scaramanzia, eh? Quindi giocare soprattutto sulla vostra partita, perché è sempre lì il problema. Sappiatelo, ricordo sempre che Di Caro è l'unico che si è scommesso contro e ha perso la partita. Io qui poi deciderete voi il da farsi. Partiamo. Ardo Lazzate, Alcione. Andreas. X. Subito un parigino così. Moreno. Qui noi, per noi va bene anche X, anche per noi, credo. Vabbè, di convenienza, il pari di convenienza ci sta sempre, sì. E io dico uno invece. Provo a dire uno alla Ardo Lazzate che è là sotto, inaspettatamente, secondo me. Poi in casa loro è difficile, un po' brutto. Ambiente un po'. Qui, con tutte le attenuanti del caso, tutto quello che potrebbe succedere, Varese Castanese. Uno. Moreno. Uno senza... Sulla carta ovviamente diciamo tutti uno fisso, dico uno anch'io, vedremo cosa succederà, perché mi poi... Mi spiace per mister Palazzi, però che non è vero, è vero, salutiamo Palazzi comunque. Verbano, Città di Vigevano. X. Ah, attenzione, come mai questa X? Me lo sento. Vabbè, una gufata anche questa, eh? Questa è una classica gufata. Volevo. Uno, speriamo dell'ex Federico Bianchi. È giusto, perché qui ci sono pareri conflittuali, perché ognuno fa il suo gioco, giustamente. Io dico anch'io uno, invece, ragiono anche un po' sull'avversario, insomma, Città di Vigevano, faccio un po' il favore di mister Antonelli. Questa la facciamo per ultima, Castellanzese, Ferrera Erbognone. Uno. Moreno. Come si fa a non dire uno? Difficile, effettivamente. Avrei avuto qualche dubbio se si fosse giocato a Ferrera Bognone. Uno con quel campo è sempre il mio campo preferito. Saluto sempre gli amici di Ferrera Bognone. Uno per forza. Sestese Legnano, secondo me è una bella partita questa. Perché la Sestese sì. È una bella squadra. Andreas. Infatti sono indeciso. Metterei uno X io. Non vale. Allora un X. X. Moreno. Due con gol di Amelotti. Ah, proprio ti giochi pure il jolly. Salutiamo Amelotti, anzi, lo inviterò a Amelotti. Perché se gioca come ha giocato contro di noi... Beh, diciamo che Amelotti è stato lasciato fuori parecchio nel giorno d'andata. Quindi ha giocato poco, quindi... mi fido di Andrea però questa volta. X. Mariano, Union Villa, Cassano, la facciamo dopo. Accademia Pavese, Varesina. Due. Moreno. Due, i miei amici della Varesina mi fanno tornare a casa. È per quello. due. La Varesina si è tirata fuori, sta andando forte, niente da dire. Preferite fare prima il Busto 81 o prima il Cassano? Uguale. Prima dai Busto 81. Diamo uno colori. Fisso. Uno fisso, oh, con coraggio, uno fisso con coraggio. Per forza. Moreno. Uno per... È tanto ininfluente per la tua classifica. No, per noi non è tanto influente, perché se il Busto magari non vincesse potremmo anche giocare con un recupero con magari meno motivazione. Vero, quindi, cioè, però vedo più in forma in questo momento il Busto 81. Dico anch'io uno, sono d'accordo. Fenegro, che si è presentato alla fine del regionale d'andata, là in cima, un po' stupendo tutti, e forse è ripartito così. Mariano, Union Villa, Cassano. Due. E qui? Io... Cosa ha detto Antonelli? Allora, il mister dice sempre che si gioca solo per vincere, quindi due fisso. Due fisso, oh! E allora dico X io invece. Potrebbe starci, vi accontenteresti di una X? Sì, però se poi arriva X ti diamo un altro team Antonelli. Ci sta. Ti mandiamo in... Bene, questa è la nostra schedina, mi raccomando segnatevela, che settimana prossima la dovete guardare, perché io ricordo sempre anche gli ospiti che vincono. Bene, siamo in chiusura, Fra, dai, vieni qua con noi che la chiudiamo. Grazie per essere stati con noi, Andreas, mi raccomando, in bocca al lupo. Crepi. Prosegui questo campionato, Busto 81, ribadisco, io ho segnato il Busto 81 quando... Era ancora in prima categoria, però, quindi un po' il tifo lo faccio. Buona stagione, Moreno. Grazie. Avanti così, mi raccomando. In bocca al lupo anche per la nuova collaborazione con la Prealpina. Grazie. Su Gallarate, quindi cercatelo sulle pagine di Gallarate. È davvero tutto. Appuntamento? Settimana prossima. Martedì, alle?
20:30. Giusto, sì, fate anche 20:25 che non si sa mai. Va bene, alla prossima, settimana prossima. Ciao! Ciao! Ciao.